Roma, 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 cuore di sta città, unico grande amore di tanta e tanta gente che fai sospirare. Centomila voci che hai fatto innamorare. Seconda tappa nella storia della Roma. Siamo alla squadra del Fornaretto di Frascati, Amedeo Amadei, e del grande Piedone Manfredini, non so se mi spiego. Personaggi indimenticabili che hanno segnato anni di fuoco nella storia della squadra. Unita e di belle speranze, quella che vince il primo scudetto della sua storia. Amadei, Criezu, Pantò, Masetti, Brunella sono i protagonisti di un sogno condiviso da tutta la città. Purtroppo non si riesce neanche a gioire per il titolo appena conquistato, che subito avanza prepotente lo spettro della guerra. Il gioco, si sa, serve a tenere distratta la gente dai problemi più gravi e il campionato, nonostante le difficili condizioni, non si ferma. La stagione 42-43 si gioca lo stesso. Certo, grandi sono le difficoltà per gli atleti, che si dividono il più delle volte tra la caserma e i campi di allenamento. Ma si va avanti cercando di far finta di niente. Mussolini vuole così. Nonostante le difficoltà del momento, il presidente della Roma, Bazzini, accenna anche a una piccola campagna acquisti. Naturalmente, viste le vuote casse societarie, compra giocatori non di grosso calibro. La squadra risente delle difficoltà ambientali e non va bene. Il tecnico Schaffer ne paga le conseguenze con un esonero, forse un po' troppo affrettato. Al suo posto viene ingaggiato sempre un ungherese, è Geza Kertész. Al termine del campionato 42-43, il mitico portiere Masetti dà il suo addio al calcio per intraprendere la carriera di allenatore. Masetti era proprio un grande intenditore anche di calcio, diciamo così. È uno che il calcio proprio lo conosceva da capo ai piedi, diciamo. Ed era bravissimo nel star dietro, mi ricordo addirittura nell'esordio che quando c'era Barbesino allenatore, che lui si metteva insieme con Barbesino a cercare di allenarmi a me facendomi correre oppure calciare in porta. Questo per dire quanta passione aveva e come era bravo a dedicarsi anche ai giovani. Nel mese di maggio del 1943 si gioca la Coppa Italia e la squadra giallorossa, approdata in semifinale, se la deve vedere con il Torino. Nella gara contro i Granata succede di tutto. In una rissa in campo, Amadei viene accusato di aver colpito l'arbitro con un calcio. Per questo motivo viene espulso e poi radiato a vita dalla federazione.
In Coppa Italia andammo a giocare a Torino contro il Torino, vecchio Torino. Stavamo 2-1 e avevamo fatto il gol del pareggio. A un certo momento il Segnalini aveva sventolato la bandierina. Si formò un gruppo intorno a questo Segnalini che si chiamava Massironi. Uno dei tali ci dette un calcio e lo prese nelle parti basse. In quel dunque arrivava Pizziolo, che era l'arbitro di questa partita, e vide una reazione, preso in calcio io, e mi hanno squalificato a vita. La partita viene sospesa, ma tutto era stato scatenato da una beffa di quelli del Toro, che nell'intervallo avevano lasciato 11 paia di forbici negli spogliatoi romanisti, a significare che i lupi potevano anche scucirsi lo scudetto dalle maglie. Nel giugno del 1943, a causa dei pesanti bombardamenti a cui viene sottoposta l'Italia, il campionato di calcio viene sospeso, anche se a Roma si continua a giocare. Infatti viene organizzato un torneo cittadino. Ho partecipato a 3-4 campionati in quel periodo lì. A quei tempi era facilmente potevano squillare le sirene e noi si doveva correre tutti quanti nei ricoveri, che era durante periodo dei tedeschi, quindi c'è l'occupazione tedesca e ci sono stati dei bombardamenti anche. La manifestazione si svolge in tre impianti: lo Stadio Nazionale, il Velodromo Appio e lo Stadio della Rondinella, e vi partecipano tutte le maggiori squadre della capitale. Il campionato si giocava con l'Alba da Stivere, con la Romulia, con la Mater, queste squadre qui di Roma. Nel 44-45 la Roma riesce a giocare solo 3 amichevoli. Bisogna dunque aspettare la fine del conflitto mondiale per rivedere un campionato a carattere nazionale. Questo accade nel 1945-46. Si riparte con il torneo del Centro-Sud. Noi partecipiamo insieme con Fiorentina, con Bari, con Palermo, con Salerno, Lazio naturalmente, mentre nella parte di sopra c'era grosse squadre che tutti conosciamo, Bologna, Juventus, non so, Vercelli, Novara pure c'era, sì, e veramente era una cosa bellissima. E noi arrivavamo, mi pare, al secondo posto di questo campionato del Sud e facemmo le finali con quelle 4 del Nord, 4 del Sud e 4 del Nord. E anche lì feci un buon campionato segnando diversi gol. Alla Roma il presidente è Pietro Baldassarre, che eroicamente spende anche dei soldi, merce rara in quel periodo, per fare un minimo di calciomercato. Arrivano così in giallorosso il portiere Risorti e il mediano Sala Arborini, e ritornano due pilastri dello scudetto, Pantò e Brunella. Brunella come giocatore era un ottimo giocatore, più che altro con un senso di posizione, che quello è molto importante. Allenatore del primo dopoguerra è Giovanni Degni. Non è una Roma particolarmente bella quella di questi anni. Ritorna a giocare Amedeo Amadei, amnistiato dalla giustizia sportiva, dopo aver accertato la sua estraneità all'episodio per il quale era stato condannato. Nel periodo in cui Bernardini è stato commissario della federazione, di conseguenza c'è stata un'amnistia in cui ci sono caduto pure io, insomma. Perché sennò sarebbe stata una bella pregatura, insomma, a 20 anni essere squalificato a vita, fermare quello che è stata una carriera che poi è durata fino a 35 anni. Con il Fornaretto di Frascati la squadra ritorna a segnare. L'attaccante si laurea subito il miglior goleador del campionato della stagione 46-47. Il campionato successivo è caratterizzato dall'arrivo del trio dei baffoni argentini, Pesaola, Valle e Peretti. In panchina ancora una volta un ungherese, Jmire Senkei. Il presidente Baldassarre vuole rilanciare la squadra e compra a furor di popolo quello che viene considerato il miglior giocatore di quegli anni, l'ungherese Zengeller, attaccante dell'Újpest, che in patria aveva già segnato la bellezza di 600 reti.
acquistato per 14 milioni di lire. Purtroppo il talento magiaro non fa svoltare la squadra giallorossa, piuttosto il suo acquisto riduce sul lastrico le già disastrate casse societarie. Dengale è venuto a Roma che era finito, però la sua intelligenza si notava. Era finito come giocatore perché non aveva più, diciamo così, la forza fisica, era un po' anziano. Però la sua intelligenza calcistica era notevole, perché era uno dei più grandi giocatori ungheresi, un uomo che gli piaceva bere, particolare. Appena arrivato andammo in ritiro a Monteporzio e allora se spogliamo, io mi sono spogliato e messo il pigiama, lui c'era un pigiama lungo eccetera, e si è presentato pure con una bottiglia che aveva fregato di vino, arrivo a Tanguerieri, roba da matti. Ma come giocatore di un'intelligenza, ed è stato un grosso giocatore ungherese. E noi abbiamo preso gli ultimi sprazzi di questa intelligenza calcistica di Zengeller. La Roma adottò il modulo tattico del sistema e le cose non vanno affatto bene. E solo quando sulla panchina viene chiamato l'ex giocatore Brunella, che ritorna al vecchio modulo del metodo, la squadra riesce per un soffio a salvarsi. La stagione 48-49 parte senza il mitico Amadei. Il giocatore, infatti, viene ceduto all'Inter. Il suo addio fa discutere tanto i tifosi. C'è un particolare importante. La Roma era un po', diciamo così, con pochi quadrini ed era difficile tirare avanti una baracca. C'era a quei tempi l'onorevole Baldassarre e fu proposto, diciamo così, a quello che era la Roma, i due giocatori, sia Maestrelli che Tontodonati, che erano quotatissimi, diciamo così, nel calcio nazionale. E allora questa pretesa di Maestrelli e Tontodonati da parte del Bari fu conclusa con anche un giocatore, Fiumi, dall'Inter al Bari. E io passai all'Inter tramite questo scambio con questa gente qua. Eravamo al Quirinale a concludere questa situazione, che a un certo momento venne il direttore tecnico dell'Inter, diceva lei deve rinunciare a una parte dell'ingaggio perché sennò va per aria tutto quanto. Allora dico, no, io non rinuncio. Dice, beh, qui ci vogliono 600.000 lire, dovetti fare due assegni di 300.000 lire, uno per Maestrelli e uno per Tondonati, affinché io potessi passare all'Inter. Il campionato di questi anni è dominato calcisticamente dal grande Torino di Valentino Mazzola, che dal 42 al 49 vince 5 scudetti di fila. I Granata praticano un calcio spettacolare che fa divertire ed entusiasma gli italiani. Per questo enorme è lo shock quando la squadra del Torino e il suo seguito di tecnici e giornalisti perdono la vita in un tragico incidente aereo sulla collina di Superga. Solamente un mese prima solamente, aveva fatto Italia-Spagna a Madrid e avevo giocato in nazionale con loro. Ed allora, nell'oblò, rientrando in aereo, Castigliano verso Torino, Amedeo, ecco qua, ecco Superga, pensare che dopo un mese ci hanno sbattuto contro. Saputo la notizia, sono subito partito per andare a Torino, andare al comune dove c'erano le salme di questi ragazzi. È il 4 maggio del 1949 quando gli italiani scoprono di sentirsi tutti un po' granata.
Ma la vita va avanti e anche il torneo di calcio, pur faticando, riprende la sua quotidianità, non dopo aver assegnato ad honorem al Torino lo scudetto 48-49, titolo che i Mazzola e compagni avevano praticamente già quasi vinto sul campo. Dopo la tragica scomparsa del Torino, tra le squadre italiane si registra un sentimento di diffusa solidarietà. Tutte cercano di dare una mano alla sfortunata società granata, prestando ognuna dei giocatori. Gli anni 50 in casa Roma si aprono con alcuni arrivi eccellenti. Sono tutti svedesi e non è un caso, perché la Svezia è una delle nazioni in auge nel calcio in quegli anni. Vestono la maglia giallorossa Andersson, Sundqvist e Knut Nordahl, il fratello del più celebre Gunnar Nordahl. Knut Nordahl fu acquistato nel 1950 da Roma insieme ad altri due svedesi, Stig Sundqvist e Lappone addirittura, e Sune Andersson, tre svedesi che avevano tutti e tre partecipato al campionato del mondo in Brasile 1950. In panchina gli scadenti risultati portano a un alternarsi di allenatori. Si inizia con Baloncieri, poi tocca agli ex, a Brunella e a Serantoni e Masetti. Ma nonostante l'impegno di tutti e tre, non si riesce a evitare che la Roma scenda per la prima volta in Serie B. Quell'anno lì che siamo retrocessi in Serie B è stata un'annata. In tutti i campi dove andavamo ci prendevano in giro, ci fischiavano, ci insultavano, ci dicevano di tutti i colori. Ed è stato veramente, pensa che abbiamo perso delle partite, quasi tutte le partite 1-0, non riuscivamo a fare gol. Eppure andavamo vicino al gol, eravamo come predestinato, chi lo sa. Anche in un momento così triste come il baratro della serie cadetta, i tifosi non abbandonano la squadra. I tifosi della Roma sono tifosi eccezionali, che è difficile trovarli. Tutta Roma è con la Roma, è questo il motto che campeggia sugli striscioni che appaiono in città. Il 2 luglio del 1951 nasce anche la prima associazione tifosi della Roma, la Attilio Ferraris, che alla fine del 1952 conta già 24.000 iscritti. La scelta dell'allenatore che deve riportare la Roma in Serie A ricade su Gipo Viani, soprannominato il Sergente di Ferro. Il nuovo tecnico ha ben chiara la strada da intraprendere per una rapida risalita. E infatti la Serie B dura una sola stagione, nel corso della quale un gran pubblico accompagna le partite della squadra capitolina. La rosa viene rinforzata con gli acquisti di Perissinotto, ma soprattutto non viene ceduto Arcadio Venturi, un nazionale richiestissimo dai grossi squadroni della Serie A, come Inter, Milan, Fiorentina e Napoli. Uno solo è il posto per la promozione e la Roma se la deve vedere con il Brescia, autentica antagonista della serie cadetta. Dopo 7 giornate la formazione di Gipo Viani prende il vertice della classifica. Alla fine di un campionato durissimo, incerto fino alle ultime giornate, viene promossa con un solo punto di vantaggio sulla squadra lombarda. I tifosi si dimostrano encomiabili. I contabili della società raccolgono a fine stagione nelle casse giallorosse incassi per 210 milioni. Inoltre, altri 130 milioni sono versati dai soci sostenitori del club giallorosso. La Roma si realizzò come formazione per una disputa del campionato di Serie B che vinse meritatamente al primo posto grazie all'opera fattiva di Sacerdoti, che seppe far acquistare dei giocatori ad hoc per quella categoria, ma in più è vero, erano giocatori che avrebbero dato poi la stura alle nuove affermazioni del campionato successivo in Serie A. Il purgatorio della B per la Roma dura quindi solo un anno, al termine del quale il tecnico Viani, in rotta con il direttore sportivo Biancone, va via. Al suo posto viene ingaggiato Mario Varlien. In società i presidenti Piercarlo Restagno e poi Romolo Vaselli hanno ceduto il passo a Renato Sacerdoti, che da neo presidente ristruttura la squadra e prende due giocatori ambitissimi, il goleador Egisto Pandolfini e il danese mato Helge Broné. La squadra naviga a metà classifica e non riesce a piazzare l'allungo per le zone alte, anche a causa di infortuni gravi occorsi ad alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi. Carletto Galli si frattura il perone e il difensore Amos Cardarelli contrae una fastidiosa pleurite nel corso di una tournée. Il 31 maggio del 1953 la Roma debutta nel nuovo impianto dello Stadio Olimpico.
La sfida è con la SPAL e termina 0-0. La stagione successiva si apre con un arrivo eccellente, è quello di Alcide Ghiggia. Era un giocatore eccezionale, tutti i tifosi della Roma che hanno avuto la fortuna di vederlo prima di me si hanno divertito moltissimo perché era il classico giocatore sudamericano. Alla destra uruguaiana è fresco campione del mondo. Con la sua nazionale nel mondiale del 50 aveva addirittura battuto in finale il Brasile proprio con un suo gol, segnato al 76esimo, che aveva condannato al lutto un'intera nazione, convinta di sconfiggere facilmente il povero Uruguay. È apparve subito Alcide Ghiggia come uno degli elementi dalla classe sopraffina, artefice nel suo ruolo di ala destra, di giocate portentose che annichilivano i diretti avversari. Su Alcide Ghiggia, campione dal baffetto impertinente, le storie sono tantissime e tutte affascinanti, come il personaggio. La gente mi riconosceva, mi salutava. Se andavo a un ristorante, ricordo che una volta in un ristorante, quando mi hanno visto, mi hanno fatto firmare lo schienale della sedia. Ghiggia non segna molto alla Roma, ma manda in rete i suoi compagni, diventando una pedina preziosissima per la squadra giallorossa. Non appariva un grande realizzatore, ma era in condizioni di poter far realizzare gol a tutti i compagni di reparto. Con le sue scorribande lungo la linea laterale, da ala destra, arrivava a crossare delle palle che erano degli inviti a nozze per gli attaccanti dell'area di rigore. Molto veloce, molto rapido e poi aveva una grande destrezza. Il famoso catenaccio che decía. Si giocava ancora il famoso catenaccio e quindi dovetti stravolgere il mio modo di giocare. In Uruguay giocavo in una squadra molto sbilanciata in avanti, mentre in Italia dovetti imparare a tornare indietro, dietro il centrocampo, a ridosso dei terzini della mia squadra, e ripartire con i contropiedi veloci. Così cominciai a giocare con questo schema. Il campionato 53-54 la Roma lo chiude al sesto posto e Convalli è esonerato, causa liti insanabili con il danese Broné, giocatore dal carattere impossibile. Sacerdoti nel mese di novembre affida la formazione all'inglese Jesse Carver, già tecnico di Juventus e Torino. Il cambio di panchina però non dà i risultati sperati e la Roma fa un campionato di metà classifica. Non mai siamo riusciti a arrivare ai vertici in pratica. O per una cosa o per l'altra eravamo sempre relegati al quarto posto, quinto posto, sesto, qualche volta il terzo, così. Lo scudetto 53-54 va all'Inter di Foni, che se lo aggiudica senza entusiasmare i suoi tifosi. La squadra milanese pratica un calcio troppo catenacciaro e il suo tecnico viene accusato di essere un difensivista. E proprio all'Inter, campione d'Italia, arriva un calciatore fortissimo che regala grandi aspettative. È l'apolide Stefano Niers, bionda ala sinistra, preso a gettone. In quella stagione 54-55, la squadra di Carver ha una partenza fulminante. Chiude il girone di andata a 22 punti e registra il debutto di due giovani che diventeranno delle colonne romaniste, Guarnacci e Losi, che con il portiere Tessari formeranno una straordinaria linea difensiva. Io, Guarnacci e Losi palleggiavamo come brasiliani, no? Si chiamavano i brasiliani perché noi prima dell'allenamento andavamo mezz'ora prima per divertirci a palleggiare senza far cadere la palla. La Roma coglie alcune vittorie importanti come quella sull'Inter in cui debutta Giacomo Losi. Giacomo Losi, in occasione di quel debutto contro l'Inter qui a Roma nel 1953-54, Roma vinse per 3-0, fu artefice di una partita maiuscola.
con il consenso oltre che della società, che scoprì di aver trovato un difensore sicuramente efficace e notevole sul quale poter far conto per gli anni a venire, ecco, ma trovò anche questa esibizione il plauso pressoché incondizionato di tutti quanti gli appassionati giallorossi. È rimasto dentro perché è stata la più bella cosa che mi è capitata. Cioè, era una Roma Inter del 54-55, l'Inter era campione d'Italia, io debuttavo e allora l'allenatore era un certo Mr. Carver, il quale mi disse al martedì precedente la partita che giocavo e per 5 giorni non ho dormito. Però andando in campo a sentire questo pubblico che gridava il mio nome, mi ha fatto passare tutto e dimenticare tutto, così ho potuto fare una buona partita e essere riconfermato come titolare. Il campionato 54-55 laurea il Milan campione d'Italia. Niers e compagni si classificano a un lusinghiero terzo posto, diventato poi secondo per la retrocessione d'ufficio dell'Udinese, che consente ai romanisti, dopo 19 anni, di tornare in Europa. Al presidente Sacerdoti però questi risultati non bastano e allora ingaggia per la stagione 55-56 il tecnico del momento, il magiaro Giorgio Sarosi. Con lui in giallorosso arrivano anche il portiere Panetti e il brasiliano Dino da Costa. In un torneo in Europa che noi giochiamo, abbiamo fatto 22 partite in 2 mesi, era io, Vinicius, tutto il gruppo a Roma. Mi ha preso e Vaselli ha comprato Vinicius, che ha regalato a Laura, perché a pauta di lavoro, sapi come c'era quel sottinteso, perché era costruttore, Laura sindaco di Napoli e lui aveva interesse a Napoli, então foi lui che ha partecipato alla compra di Vinicius che ha dato a Napoli. A Roma chiuso il contratto e siamo arrematati. La coppia sudamericana da Costa Ghiggia è scoppiettante. Dino da Costa diventa subito il capocannoniere della squadra. Ho fatto 14 gol il primo anno, il secondo anno ho fatto 22 gol che è venuto Norda, senza tirare mai rigori. Ho segnato 108 gol in campionato senza mai tirare un rigore. Perché oggi il capocannoniere c'è tanto, ma quando vai a guardare segna 30-40 gol su rigore, diventa molto più facile. Io ho sempre fatto gol in azione di gioco e basta. In questa metà degli anni 50, particolare rilievo e valore assume nell'ambito della squadra capitolina la figura di Giacomo Losi. Losi era il guerriero della squadra, veramente, era il capitano, era il giocatore che ci dava un po' all'istinto a tutti quanti. Arcigno Terzino, centrocampista. Losi era soprannominato il Piccoletto per la sua statura ridotta. Questo giocatore apparve subito come un atleta a tutto campo, capace di impersonare il gioco difensivo con un'autorità, una spregiudicatezza che non era mai vista in occasioni precedenti da parte della Roma, se non risalendo all'epoca del testaccio, laddove degli emeriti gladiatori la facevano da padroni. Io sono arrivato a Roma nel 54-55, ho debuttato in quel campionato e la Roma aveva una grande squadra. Ed arrivavamo terzi, dietro una grande Udinese che fu la rivelazione del campionato, e dietro il Milan. E poi noi battemmo il Milan sia a Milano che qui quell'anno. E avevamo una grande squadra perché era una squadra veramente fatta da grandi giocatori e anche come gruppo era formato molto bene. Losi diventa l'anima della Roma e con Guarnacci ne è il motore. C'è da ricordare quello che fu un suo gol strepitoso in occasione di una partita qui a Roma, Roma-Sampdoria, e insaccò di testa con una testa fasciata un gol che diede la vittoria alla Roma. Ecco, forse proprio da quella partita nacque per Giacomo Losi l'appellativo di Core de Roma. La Roma segna tanto e regala spettacolo, ma nel 55-56 non va oltre ancora una volta il sesto posto.
Nel campionato successivo la dirigenza romanista, piuttosto che ristrutturare la formazione, pensa a rinforzare solo l'attacco. Secondo questa strategia viene ingaggiato per la stagione 56-57 uno dei migliori goleador presenti sulla scena italiana, e lo svedese Gunnar Nordahl, non più giovanissimo. L'arrivo di Gunnar, pompierone come era chiamato allora, poiché in Svezia aveva dalla sua, è vero, anche avuta una partecipazione come pompiere, oltre che calciatore di razza, ecco, fu accolto con non troppo entusiasmo, perché era un po' un giocatore al viale del tramonto, si diceva. In quel campionato salva la Roma dalla retrocessione uno straordinario Da Costa, che mette a segno ben 22 reti, laureandosi capocannoniere del torneo. Il cattivo andamento della squadra non fa terminare la stagione al tecnico Sarosi, che viene sostituito dal sempre pronto e fedele Guido Masetti. Ma sarà un allenatore pro tempore, perché nella stagione 57-58 il ponte di comando viene consegnato all'inglese Alex Stock. La Roma dà l'addio a due dei suoi uomini migliori, Venturi e Cardarelli. Sacerdoti si affida allora a giocatori di esperienza come Magli, Menegotti, Griffith e Morbello. Ma anche se cambiano gli attori, i risultati rimangono gli stessi. Così come la consuetudine all'esonero, che non risparmia neanche Stock, reo di non parlare una parola d'italiano e di non aver legato con la squadra. I rapporti tra società e tecnico si fanno talmente tesi che nell'occasione di una trasferta a Napoli, a Stock non viene consentito di andare con la squadra. Lui raggiunge la città partenopea con mezzi propri, ma si imbatte nell'imbarazzante sorpresa di trovare i giocatori affidati a Gunnar Nordahl nelle nuove vesti di allenatore. Grazie anche ai gol di Da Costa, il brasiliano segna ben 19 reti. La Roma si classifica quinta, facendo meritare a Nordahl la riconferma per la stagione successiva, nella quale si registrano cambiamenti in società. Renato Sacerdoti cede la presidenza al possidente terriero Anacleto Gianni. Anacleto Gianni era una bravissima persona. E io ho avuto un grandissimo rapporto con lui, era un padre di famiglia, lui era il papà di tutti i giocatori. Una specie di paterfamilia, insomma, nel senso che era una persona molto, molto cordiale, molto alla mano, presidente della Camera di Commercio di Roma, molto appassionato lui e la sua famiglia. Io ebbi una possibilità di stringere un po' di amicizia con il figlio, perché anche lui giocava a suo tempo in porta con successi ovviamente relativi, ma comunque molto appassionato del ruolo. E mentre il campionato è dominato da Milan, Juventus e Fiorentina, in casa Roma Nordahl cerca di rilanciare una squadra che è sempre un passo dietro le grandi. La novità della stagione 58-59 è sicuramente rappresentata dall'ingaggio di Arne Selmosson, attaccante laziale, soprannominato Raggio di Luna, per il colore dei capelli e la fulmineità delle sue azioni. Il suo acquisto provoca una rivolta da parte dei tifosi di parte biancoceleste. Arne Selmosson, che già nella Lazio e nell'Udinese prima era stato battezzato Raggio di Luna, si rese artefice di prestazioni maiuscole, realizzatore eccelso e dalle giocate imprevedibili. Un tocco di palla elegante che lo fece sicuramente ammirare un po' su tutti i campi d'Italia. Io lo conoscevo bene perché avevo giocato 3 anni con lui a Udine, di conseguenza quando arrivò non fu una novità per me, né come persona ma soprattutto né come giocatore. Lui era un giocatore molto freddo, molto altruista, come appunto si presume dal fatto degli assist di cui mi parlava, e molto tecnico, da persona seria, professionista, ottimo come tutti quelli del nord, diciamo. Il giocatore è fortissimo ed è un idolo della Roma calcistica. Era molto forte, abile, e altruista. Era un giocatore che, se trovava una persona come me, lui sapeva dare questi palloni che erano facili da fare i gol. Era un giocatore veramente eccezionale per la squadra.
Tra i pali, la squadra giallorossa si assicura un giovane portiere di grande talento, Fabio Cudicini. Con Fabio abbiamo creato una coppia che bastava che ci guardassimo e c'era l'intesa, ma non solo nel campo, anche fuori. E infatti le nostre famiglie si erano talmente legate che i miei figli erano come figli suoi o i suoi figli miei, insomma. La rosa sembra essere ben strutturata, con Cudicini, Guarnacci, David, Stucchi, Giuliano, Losi, Menegotti, Zaglio, Da Costa, Ghiggia, Lo Iodice, Pestrin, Selmosson. In panchina, Nordahl si avvale della supervisione tecnica di Sarosi. Uno che mi ha insegnato un po' il gioco del calcio è stato Mister Sarosi. Cioè, lui era un signore, veramente un ungherese che insegnava il gioco del calcio, aveva già delle idee chiare del gioco del calcio. E lui diceva, insomma, il possesso di palla, la tecnica, curava molto quelli che erano questi atti tecnici che molti trascuravano. Lui voleva che noi giocassimo, Roma diceva che era una piazza che doveva emergere, perché però era poco sentito, era troppo signore, era troppo bravo. L'inizio del 59 si apre con l'increscioso episodio del match interno con l'Alessandria. Un tifoso entra in campo e colpisce l'arbitro. La Roma perde la partita a tavolino. Memorabile in quel campionato 58-59 la vittoria sul Napoli per 8-0 con un Dino Da Costa scatenato. Sapendo dell'importanza di Dino Da Costa, nel sottopassaggio mentre andavamo in campo, io e Pesaola, che era un altro giocatore ex romanista, e cercammo di ammorbidire Da Costa, dicendogli: guarda che il comandante Lauro, che allora era un grandissimo presidente del Napoli, ti vuole a Napoli per ricostruire la coppia Da Costa-Vinicio, pensando che con questa lusinga potessimo portarlo a un'attenzione particolare, non facci del male. Poi invece è cominciata la partita, ancora non avevamo allacciato le scarpe e Da Costa aveva già fatto 2 gol. Alla faccia gli ho detto: meno male, meglio, allora per tenerlo ancora buono, meglio tu che un altro, che poi mi sembra che ne ha fatti 3 di gol. Al che abbiamo alzato le mani e ha detto: siete più forti, per questa volta siete più forti. Ma non ci ha garantito l'esito finale degli sputi dei tifosi che c'erano venuti dietro, che sputavano sui finestrini del treno. La Roma finisce la stagione ancora una volta sesta e in Coppa delle Fiere esce al secondo turno per merito del Saint-Gilloise. È il 22 giugno del 1959, quando a Fiumicino sbarca un giocatore che diventa in breve tempo un beniamino dei tifosi, Valdemar Pedro Manfredini. Io sono arrivato qua che avevo 23 anni, velocista, molto veloce, mi sapevo smarcare, sapevo calciare bene il pallone, e lo più bello del mondo, sapevo fare i gol. Per una foto mal riuscita, Manfredini si merita l'appellativo di Piedone. Pietro Brunetti, che è stato un grossissimo amico, era un fotografo. Quando sono arrivato a Ciampino, lui ha fatto una fotografia sotto lo scalino dell'aereo e è venuto fuori questo piede che io avevo lì. Perché una volta si viaggiava con la giacca, con la cravatta, scarpe inglese e si usavano i pantaloni stretti. Allora è uscito fuori questo piede grande. E il momento sera hanno tirato fuori questo piedone e da lì ha cominciato questa bella storia, perché poi per me non è che non me la sono mai preso più di tanto, perché è stato bellissimo, tutti quanti mi conoscono come Piedone. Pedro Manfredini, Piedone, talmente affezionato alla storia della squadra e alla maglia che lui indossava, che quando aprirà un bar lo chiamerà Piedone, Bar Piedone, ma pensa un po'. E che lo fa? In panchina per la stagione 59-60 siede Alfredo Foni, una vecchia conoscenza romanista.
riuscì a formare una squadra, una squadra che diceva qualcosa, almeno era proiettata per migliorarsi sempre, invece poi magari fu finita anche quel ciclo lì. Una bravissima persona, era un tecnico che sapeva e tutti i giocatori lo amavano perché era una persona veramente onesta. Tecnicamente era un allenatore molto valido Foni, però si doveva basare in base ai giocatori che aveva. A Roma sono gli anni della dolce vita e la squadra non sembra esserne immune. C'era il direttore sportivo che faceva sempre il sermoncino di non frequentare via Veneto, di stare attenti, di non andare in certi posti, perché quando uno è un calciatore ha dei doveri da rispettare, perché di andare a letto presto, sa, Roma è una città pericolosa, una città grande, specialmente se uno è un giocatore, sa, c'è i tifosi, ci sono questi che vengono sempre. Duri e frequenti sono i faccia a faccia tra il tecnico giallorosso e i suoi giocatori, accusati di essere protagonisti della vita notturna della capitale. Uno dei maggiori indiziati è Alcide Ghiggia. Ho conosciuto delle ragazze italiane, amiche, niente di più. Penso che è una cosa del giornale, perché come dolce vita io non ho mai visto i giocatori della Roma. L'unico che era, che la tenevano con lui, era con lo Iacono, che era l'unico. Poi arrivò Angelillo, questa gente qua, ma la dolce vita a Roma non si è mai fatto. In quel periodo non esisteva queste cose qua, solo erano i giornali che parlavano, dovevano dare notizie e davano questi della dolce vita, ma noi non avevamo mai fatto la dolce vita. Nonostante alcuni dissapori interni, la Roma chiude il campionato 59-60 al nono posto. Ma la società si organizza per fare le cose in grande. Il presidente Anacleto Gianni, dopo anni di tentativi, e prima di lui ci aveva provato Renato Sacerdoti, riesce a ingaggiare il 35enne Juan Alberto Schiaffino, campione uruguagio del Milan. Prese in mano, per esempio, il centrocampo, da un punto di vista anche tattico e da un punto di vista come secondo allenatore, insomma come allenatore in campo, di una serietà professionale incredibile, trasmise nello spogliatoio proprio il vero professionismo, e quindi lo giudico l'uomo che forse mi ha più impressionato dal punto non solo tecnico ma dal punto della professionalità e dell'aiuto che forniva in continuazione a tutti i suoi compagni. Insieme a Schiaffino arrivano in casa giallorossa un altro sudamericano, l'estrosa mezzala argentina Lo Iacono e un giovane preziosissimo, Menichelli. La prima squadra è stata attraverso Busini e Nordahl, allenatori di quel tempo, era l'anno 1958. Io e Orlando giocavamo nelle giovanili, stavamo andando molto bene. Ci sono stati degli infortuni in prima squadra e hanno attinto alle giovanili e hanno preso sia me che Orlando per giocare delle partite. Dal vivaio intanto comincia a far capolino in prima squadra un giovane promettente, si chiama Giancarlo De Sisti. Nell'estate del 1961, intanto la Roma del nuovo tecnico Luis Carniglia si rinforza con un goleador idolo delle folle, Antonio Valentin Angelillo, recordman del campionato italiano con 33 reti segnate in una sola stagione. Angelillo lascia l'Inter per alcune divergenze con il tecnico Herrera. Antonio era un giocatore, il classico giocatore sudamericano, era molto fine. Arrivò a Roma e trovò un poco di difficoltà, lui già cominciava a giocare un pochino più dietro, non giocava già di punta, di centravanti, perché c'ero io. E comunque lui non si trovò molto bene qui a Roma. La squadra dunque c'è e al termine della stagione 60-61 conquista l'ambitissima Coppa delle Fiere. Antesignana della Coppa UEFA, la Coppa delle Fiere durava circa un anno ed era un torneo lunghissimo e faticoso. La Roma, dopo un cammino trionfale, arriva in finale con gli inglesi del Birmingham. La finale di andata si gioca il 27 settembre in Inghilterra.
la Roma coglie un importantissimo pareggio per 2-2. Autore delle due reti romaniste è Manfredini. Per me quella fu la miglior partita della mia carriera. Pur pareggiando 2-2, pur perdendo quindi due gol, però credo che, mi ricordo che la Gazzetta dello Sport uscì con 20 occasioni da rete sventate, eccetera. Veramente fu un martellamento continuo dall'inizio alla fine su un campo pesante, sotto la pioggia, eccetera, con gli inglesi che ci hanno permesso, credo, 2 o 3 volte di passare a metà campo. In quel caso là fu un mio particolare successo. Il ritorno tra Roma e Birmingham è di scena l'11 ottobre. La Roma vince la partita per 2-0 grazie all'autorete di Farmer e al gol di Pestrin e conquista così il primo torneo internazionale della sua storia. Vince una Coppa UEFA che allora aveva un'importanza relativa, diciamo, ma era sempre il campo internazionale dopo la Coppa dei Campioni, la prima Coppa in quanto a importanza, insomma. Quindi veramente il pubblico quell'anno lì, poi l'anno successivo ovviamente, entusiasta come era rimasto di questo successo, ci portò nel cuore per un bel po' di tempo. In campionato i risultati sono sempre gli stessi. La squadra giallorossa in questa prima parte degli anni 60 sembra essere abbonata al quinto posto, che c'entrerà per 3 volte di seguito, dal 61 al 63. Ancora cambiamenti si registrano ai vertici della società. Al termine della stagione 62-63, Anacleto Gianni lascia la leadership al conte Franco Marini Dettina, tifoso della Roma, ma non grandissimo intenditore. Il neo presidente nelle sue scelte si fa guidare più dalla passione che dalla competenza tecnica. Dopo aver a lungo inseguito Sormani, ripiega su John Charles, ottimo giocatore, ma arrivato a 35 anni e quindi giunto nella sua fase discendente. Il conte Marini Dettina era una persona, ne posso assicurare che è bravissimo, un uomo eccezionale. E lui è stato consigliato male. Ci sono stati qualcuno che lo hanno consigliato per gli acquisti, ha acquistato delle persone che magari non andavano per la Roma. Il tecnico Luis Carniglia, a metà stagione, viene esonerato dopo un litigio con Piedone Manfredini. Al suo posto ritorna Alfredo Foni, che aveva lasciato la Roma al termine della stagione 60-61. Siamo nel novembre del 62. Grazie a un grande Manfredini che segna 19 reti, la Roma chiude il campionato 62-63 al quinto posto. Nel calciomercato estivo, il sogno del presidente Marini Dettina diventa realtà nel campionato 63-64, quando finalmente riesce a ingaggiare il brasiliano Sormani, svuotando le casse della società. Paga l'astronomica cifra di 500 milioni. Quello mio arrivo a Roma per 500 milioni e oggi si direbbe galattico. Per quello che era il soldo dell'epoca. In realtà però i 500 milioni non furono in contanti, però fu una parte in soldi, le pari a circa 280 milioni, più 3 giocatori come erano Johnson, Manganotto, mi pare Nicolè, più il prestito di Snelling che era appena arrivato a Roma. Comunque fu molto sensazionale per l'epoca. L'arrivo di Sormani, detto anche il Pelé Bianco per le sue spiccate qualità tecniche, entusiasma la tifoseria. Sì, il fatto che mi chiamassero Pelé Bianco era soltanto perché io giocavo nelle squadre di Pelé, qualche volta ho giocato anche nel ruolo di Pelé quando non c'era che si faceva male, allora, ma spero che Pelé non mi senta perché sennò l'accostamento è troppo elevato, insomma. Sulla panchina della Roma anche quest'anno si registra il solito balletto di allenatori. A Foni subentrano prima Criezu e poi Mirò. Mancava di polso Foni, sicché dopo alcune partite fu
rimpiazzato alcuni momenti per Chiesa, e poi arrivò un allenatore spagnolo, un Miró, con un'idea tutte nuove, però che erano fuori per i nostri campionati. Poi se ne andò anche questo, ritornò Chiesa ancora, che finimmo la stagione con Chiesa. Lorenzo venne al seguito la stagione successiva. E c'è stata questa girandola proprio perché la società mancava di un allenatore o di un dirigente di pulso. Ma nonostante l'instabilità dei suoi tecnici, la Roma conquista la prima Coppa Italia della sua storia. È il primo novembre del 1964. Per la Roma, ad ogni modo, che è sempre avara di trofei, di vittorie, sia in campo nazionale che internazionale, fu una bella soddisfazione, perché il campionato non era andato molto bene, quindi quella vittoria nella Coppa, così agli occhi del pubblico e dell'ambiente, ci risollevò un po', insomma, ecco. Ci salvavamo un po' in corna con questo risultato finale. Non fu facile, però riuscimmo a fare questo buon risultato. Una Coppa delle Fiere e una Coppa Italia sono un bottino di tutto rispetto per una squadra che nel bene e nel male si è dimostrata una grande protagonista del campionato italiano. Momenti emozionanti, vittorie indimenticabili e grandi campioni hanno fatto la storia della Roma dagli anni 40 alla metà degli anni 60. Ma altre importanti sorprese aspettano ancora dietro l'angolo i suoi tifosi. Nuove vittorie e nuovi campioni giallorossi. La storia continua. Ottava giornata di campionato ed è già derby, centrocampo a 5 per la Roma con Totti a sostegno di Batistuta, Lazio con Crespo e Lopez in attacco, Fiore in panchina, difesa 3 per i biancocelesti, scenario dobbiamo dire insolito all'Olimpico, ultra uniti contro la polizia, tifoserie solidali, annullate infatti le coreografie per protestare contro la legge antiviolenza, la Lazio di Zaccheroni con Peruzzi, quindi Negro, Stam, Nesta e Favalli a comporre il terzetto difensivo, a sinistra Cesar, quindi a centrocampo Mendieta, Gianniche e Liverani, in attacco Crespo più Lopez. La Roma di Fabio Capello risponde con Antonioli, Cafu, Zebina, Samuele Zago, a centrocampo Tommasi, Candela, Lima ed Emerson, in attacco Batistuta e Francesco Totti. Derby sentitissimo come sempre, Olimpico gremito, e tra pochissimo l'arbitro, il direttore di gara, il signor Cesare, darà il via a questa contesa molto molto sentita da tutti e 70.000 gli spettatori, coreografie come dicevamo un po' spente, soltanto qualche striscia di bianco, rosso e verde nella curva sud con i colori tradizionali della